Pare che sia la settimana del gambero dell'intelligenza artificiale. Prima si va avanti e poi si torna indietro. Abbiamo visto come Meta è corsa ai ripari spegnendo il training delle intelligenze artificiali su Facebook e Instagram, almeno in Europa. La stessa sorte a cosa tocca a Microsoft, che con la discussa, se non idiotica, funzione di recall ha fatto un grosso passo indietro. Non solo non verranno mandati i primi nuovi portatili PC Copilot, non avranno recall, ma ha ascoltato la community, ha deciso di spegnerlo e di capire con un po' più calma se e quando verrà rilasciato. Ne parliamo oggi un po' più approfonditamente. Io sono Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Ciao Internet, quando vi dico che le tech policy sono importanti, intendo anche il fatto di poter essere parte di un processo che spesso e volentieri arriva ai costruttori. Il processo di meieutica, di far nascere, salire, di far affiorare le problematiche relative alla sicurezza, in questo caso è stato abbastanza sentito, tanto che Microsoft annuncia di aver messo in pausa la funzione di recall. Vi ricordate che cos'è recall? Ne avevamo parlato. Recall era la discussa, a dir poco, funzionalità di Microsoft, che faceva una screenshot ogni circa 2 secondi al monitor e memorizzava in una base dati locale, una base dati MySQL, tutti i contenuti che estraeva. Ovviamente niente di questo veniva mandato online, ne abbiamo parlato, niente di tutto questo era processato online, ma non ci voleva esattamente un genio della lampada per capire come in realtà tutti quei contenuti che sul mio computer c'erano erano a disposizione assolutamente di qualunque attaccante con un unico database locale, nemmeno cifrato, nemmeno bloccato, nemmeno con accesso controllato, niente di tutto questo. Uno stupidissimo file locale che a un esame attento pareva contenere username, password, la qualunque. Il progetto di Microsoft è, per almeno per adesso, fortunatamente direi, naufragato male. E con un po' più di calma magari Microsoft penserà a se e come rilasciarlo. La cosa che mi lascia un po' più perplesso, devo dire la verità, è la leggerezza con cui si vanno a prendere delle decisioni che impattano in maniera estremamente significativa la privacy di tantissime persone. Ho fatto per anni il consulente forense, ho fatto quello che per prima la polizia giudiziaria, ciao Jerry, poi i clienti, analizzava i server, analizzava i computer per trovare evidenze. Una cosa del genere è il paradiso per ogni forense, perché ovviamente basta vedere, basta chiedere quando la persona ha aperto un sito web che conteneva X, quando ha cercato qualcosa di un po' particolare, o anche magari interloquire con la base dati e riaddestrare un'intelligenza artificiale semplicemente sulla base dati per poter trovare tutta una serie di dettagli estremamente compromettenti sulla persona. Se questo sia bene o male lo lascio dire a voi, magari per finalità di polizia giudiziaria può essere anche un bene. Basta uno stupido malware sul vostro computer per fare in modo che quella cosa venga invece esportata dal vostro computer a quello di un cattivone, da una parte o dall'altra. E a quel punto il cattivone è in grado di fare il bello e il cattivo tempo su tutte le vostre informazioni, anche non solo password, eccetera, ma conoscendo per filo e per segno la completezza della vostra storia personale e avendo probabilmente un sacco di cose su cui eventualmente ricattarvi. O almeno così la penso io, felice che tutte e due le cose si siano fermate, Meta prima e Microsoft adesso. Mi chiedo cosa ne pensiate voi, scrivetemelo qui nei commenti. Se non vi siete ancora iscritti, dobbiamo arrivare a 100.000 il prima possibile, quindi iscrivetevi, o anche no se non volete. Per il resto,
Qui trovate Telegram e WhatsApp con le novità e con tante altre cose carine. Grazie mille anche oggi.